Finalmente. Buonasera, abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera con la diretta, ma finalmente siamo riusciti a collegarci. E volevo ringraziare Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre per queste lezioni per la LUCS, l'Università della Conoscenza, e questa sera in una serata speciale, particolare, che è la serata di San Valentino, parleremo di un argomento che sta a cuore a molte persone. Parleremo dell'amore, ma per amore io intendo un amore universale che comprende tutto e quindi comprende anche l'amore umano. Ma quello che invece in realtà è l'amore vero ha delle radici molto molto profonde. E quindi stasera tratteremo questo argomento, ma desidero anche interagire con voi e quindi affrontare insieme a voi, a tutti coloro che sono presenti questa sera, un dialogo che può essere utile a tutti. Quindi vedo che già qualcuno si sta collegando e quindi saranno sempre di più gli ascoltatori. E spero appunto di interagire anche con voi. Quindi, detto questo e fatto questo cappello iniziale, spero che voi possiate sentirmi, che arrivi, diciamo, l'audio, perché in realtà purtroppo c'è sempre qualche problema con l'audio. Però mi dice sia Enrico Ballantini che Anna che l'audio è basso, quindi io ho il volume al massimo e non so appunto come fare. Quindi ditemi un po' voi se adesso c'è un audio migliore. Alzerò la voce finché posso, certo non posso urlare, però sicuramente posso alzare la voce. Oppure posso mettermi questo microfono proprio davanti in modo tale da farmi sentire. Quindi ditemi adesso se c'è qualcuno che se si alza un po' di più, se io alzo un po' di più la voce, se si sente. Allora, mi dite qualcosa? Si sente un po' di più? Perfetto. Allora, Stefania mi dice che si sente bene. Oh, si è ringraziato il cielo e quindi possiamo anche iniziare questa nostra diretta. Allora, dunque. Non possiamo parlare di amore se non facciamo una premessa e quindi non parliamo di San Valentino, perché il titolo di questa sera e il titolo di questa diretta è proprio San Valentino, la metafisica dell'amore. Allora, intanto cerchiamo di capire perché San Valentino, martire, è il santo degli innamorati. La leggenda ci racconta che questa festa, che appunto viene collocata a metà febbraio, si riallaccia agli antichi festeggiamenti dei greci e dei romani, che appunto si teneva il 15 febbraio in onore del dio Pane e Luperco. Questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei campi, ai riti di fecondità. Ma divenuti poi successivamente troppo licenziosi, furono proibiti. In seguito la Chiesa cristianizzò quel rito pagano della fecondità anticipandolo al giorno 14 di febbraio, quindi il giorno poi che è stato stabilito che San Valentino appunto fosse la festa degli innamorati.
Quindi che cosa succede poi? Intorno al 450, mi sembra, sì, dopo Cristo, a questo martire che veniva da Terni, viene data la capacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati, preparandoli al matrimonio e a un'unione allietata dai figli. E proprio da questa vicenda sorsero anche alcune leggende, e ce ne sono alcune abbastanza interessanti, e sono quelle che affermano che il santo martire fosse amante delle rose, dei fiori profumati che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un'unione felice. E oggi in tutto il mondo appunto si festeggia San Valentino, che è celebrato proprio come il santo dell'amore. Però ci sono anche altri testi che appartengono al VI secolo d.C. e raccontano che San Valentino, che poi era il vescovo di Terni, dal 197 mi sembra, d.C., è divenuto famoso per la sua santità. E per la santità della sua vita e per la carità. Infatti fu invitato a Roma da un oratore greco, un certo Cratone, affinché gli guarisse il figlio, che era infermo da anni. Quindi una volta guarito il giovane, questo ragazzo si convertì al cristianesimo e insieme a tutta la famiglia, e insieme anche ad altri greci che erano studiosi di lettere latine. Comunque, nonostante la sua vita di santità, Valentino fu martirizzato e giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra una ragazza cristiana e un legionario romano, che invece era pagano. E quindi sembra che la cerimonia avvenne in fretta, perché questa giovane era malata e i due sposi insieme, proprio mentre San Valentino li benediceva, morirono praticamente. Quindi una vicenda davvero molto triste. E però subito dopo San Valentino fu imprigionato e decapitato durante il sonno. Ed era proprio il 14 febbraio del 273 d.C. e il suo corpo fu trasportato a Terni, che è una città dove ancora lui risiede, e dove è nata anche una fondazione di San Valentino che cura proprio il culto di questo santo, no? Però ovviamente non possiamo parlare di amore se non parliamo e non ripercorriamo un po' la storia di amore e psiche. Infatti, da questa favola che è stata scritta da Lucio Apuleio, che era uno scrittore algerino che è risalente al secondo secolo avanti Cristo, da questa storia possiamo trarre un grande insegnamento. Infatti, che cosa ci racconta questa favola, diciamo così, no? Questo mito, diciamo. E la favola si incentra proprio sulla storia di questa giovane che si chiamava Psiche, la cui indescrivibile bellezza, non poteva essere paragonata a quella afrodisiaca di Venere, per esempio, che riusciva ad attirare tutti gli uomini. Però la bellezza di Psiche era talmente superiore che scatenò in Venere una terribile gelosia, e quindi Venere, che era la madre di amore, quindi di Cupido, manda questo figlio a castigarla, facendola innamorare dell'uomo più rozzo che poteva esistere in quel momento, soltanto che Cupido, di fronte a tutta questa bellezza, se ne innamora e non porta a termine il suo compito, e impone a Zefiro di condurla nella sua dimora, nella sua casa, che
era poi un palazzo incantato dove Psiche trascorre le sue ore in solitudine finché non cala la notte, perché Psiche e Amore si incontravano durante la notte e Psiche non poteva vedere il volto di questo suo amore, di questo amato, perché questo era il patto e la prova che doveva superare. Cioè, innamorarsi di un uomo di cui non vedeva il volto, ma doveva innamorarsi di qualcosa di molto più profondo. Quindi, su istigazione però delle sorelle di Psiche, che erano invidiose di lei, Psiche appunto, spinta dalle sorelle, decide di scoprire l'identità di questo suo amante e in una notte, dopo essersi lasciata al suo amore, afferra una lucerna e un rasoio e si avvicina al corpo di questo suo uomo che era assorto nel sonno. E con stupore riuscì, attraverso la luce della lanterna, a vedere il suo volto, che gli appare così com'è e che non è quello di un mostro, bensì e presa dall'amore bacia più volte l'amato, facendo poi oscillare questa lanterna dalla quale cade una goccia di olio bollente che brucia la spalla di Cupido. E però appunto Cupido, che si chiama Amore, si sveglia e fugge via e per questo tradimento si arrabbia, ecco, perché lei in realtà gli aveva promesso di non scoprire il suo volto. Però vediamo pure chi era Amore. E si dice che dagli amori proprio di Venere e di Marte nacquero Armonia e Cupido, e Deimo e Fobo. Cupido, che era il dio dell'amore, ha sempre collaborato con la madre, tranne in un caso, perché gelosa Venere della bellezza di questa donna mortale di nome Psiche, chiede al figlio di farla innamorare del più brutto degli umani. E Cupido inizialmente accetta l'incarico, ma poi si innamora di Psiche, e che però poi dopo riesce a superare tutte le prove richieste da Venere e alla fine viene ricompensata da Giove che benedice l'unione con Cupido. Ora, questo che è un mito molto interessante e che sicuramente molti liceali hanno studiato, nasconde insegnamento, un grosso insegnamento, perché dal mito di questi due protagonisti si intravede un messaggio puro dell'amore che è contrario a quello concepito dalla nostra società. È un po' il manifesto del sentimento platonico, è un invito anche al coraggio per affrontare il volto di chi pensiamo di amare e che invece soltanto accettando l'oggetto del nostro amore così com'è riusciremo a purificare il nostro eros e rendendo questo amore vero e autentico. Quindi questa è una cosa fondamentale, importantissima, vedere oltre l'apparenza, cosa che in realtà oggi invece è abbastanza difficile da trovare, ma dobbiamo ritornare a quel tipo di amore. Perché? Perché è importante, perché soltanto l'amore ci può salvare e soltanto la bellezza di questo tipo di amore potrà aiutarci ad uscire fuori da qualsiasi tipo di impasse. Quindi, ma dopo la santità, quindi il racconto di San Valentino e questa favola, questo mito, da una mia ricerca che è durata tanti anni, che si è tradotta poi in un testo che sarà pubblicato tra non molto, da questa indagine ho scoperto che l'amore, prima di essere un sentimento, è un evento cosmico
che spinge due particelle ad aggregarsi e unirsi. Quindi l'amore è matematica e sembra che l'essere umano lo desideri più di ogni altra cosa al mondo. Quindi questo assioma emerge proprio da questa mia ricerca socio-giornalistica che ho svolto con una particolare attenzione e cura. E inizialmente era una ricerca scientifica che avrebbe dovuto riportare soltanto dei dati elaborati e riferiti alle incompatibili realtà esistenti tra i due sessi e sottolineandone la ormai nota difficoltà di comunicazione e relazione. Ma man mano che approfondivo l'indagine, scoprivo che il fenomeno negli ultimi 50 anni ha assunto proporzioni tali da divenire espressione di una profonda crisi sociale, e quindi questa è la causa primaria dell'impossibilità di vivere la vita con amore. Pertanto, questo sintomo non poteva essere osservato separatamente da un insieme significativo di aspetti interrelati come quelli economici, per esempio, quelli politici, storici, sociologici, psicologici, religiosi, ma anche antropologici, perché era strettamente legato ai cambiamenti di questa società liquida, società avanzata. Inoltre, durante il percorso di questa indagine si sono aggiunti e modificati una serie di elementi da aggiungere a questo mosaico, no? Che poi erano dei tasselli indispensabili per una traduzione approfondita. Quindi, analizzando la moltitudine di persone che trascorrono l'esistenza in totale solitudine e le distanze volute o indotte che si sono venute a creare, tenendo conto anche della forte crescita di separazioni e divorzi, la lettura di questi dati da me raccolti diviene più complessa e globale e si estende un po' a tutto il genere umano in ogni sua funzione sociale. Quindi è da tali presupposti che nascono una serie di interrogativi. Possibile che su questo nostro pianeta l'amore sia scomparso, dissolto dagli acidi e dai veleni umani e trasformato in manifestazioni e condizione di un valore socioculturale consumistico? E in termini di quantità, quanto gli uomini e le donne donano in famiglia e nella società? Dov'è la generosità? Soprattutto quanto lottano per amore, per ridestare la speranza. Quindi il dubbio è, gli uomini e le donne non hanno cercato bene e nel posto giusto l'amore oppure non hanno saputo amare? Questo è stato un interrogativo che io mi sono posta attraverso la traduzione di tutti questi dati. E ho cercato in modo abbastanza approfondito, trovando in qualche modo una risposta, ossia che purtroppo è vero in ogni caso e questi coefficienti contribuiscono a uccidere sia i sentimenti che la speranza di viverli, perché l'amore è generoso, non si cerca, ma si offre. E poi si incontra. Infatti c'è una poesia di Pablo Neruda che recita proprio così: io andavo lungo il sentiero e tu venivi, il mio amore cadde tra le tue braccia e il tuo amore tremò nelle mie. Da allora il mio cielo ebbe stelle e per raccoglierle la tua vita si fece fiume.
Allora, queste sono parole di Pablo Neruda, che in realtà ha avuto una vita abbastanza travagliata, nel senso che lui parlava d'amore, però in realtà poi, a parte la sua amante storica, ha ripudiato una moglie e un figlio che aveva un handicap. Quindi voglio dire, le parole devono essere coerenti con i sentimenti. Però è anche vero che molto spesso noi incontriamo l'amore e l'essere amato e non siamo capaci e in grado di comunicare. Perché? Perché questo? Molto probabilmente perché si sono sovrapposti alle parole d'amore dei cattivi pensieri e i pensieri d'amore sono stati soffocati da cattive parole, incidendo spesso in modo irreversibile. Quindi questo può sembrare un gioco di parole, però potrebbe anche non essere mancato l'amore iniziale né la capacità di amare. E le cause vecchie e nuove potrebbero essere attribuibili a una pessima applicazione dei sentimenti. Infatti è proprio questo, che una carenza di educazione sentimentale può invalidare non soltanto i rapporti di coppia, ma qualsiasi rapporto interpersonale. In fondo però è anche vero che ogni essere umano ha dentro di sé un potenziale, quindi la possibilità e la capacità di amare, soltanto che confonde l'amore con l'illusione d'amare. Perché in fondo nessuno lo ha educato a farlo. Di solito i genitori si preoccupano del benessere generale dei propri figli e cercano di insegnare loro le buone maniere, ma trascurano e non trasmettono l'educazione sentimentale. Ed è per questo di sovente che accade l'ostacolo, e quindi l'ostacolo principale dell'amore e della sua ricerca è la fretta, oppure la paura, oppure anche quella paura di non essere convinti pienamente di meritarlo. Infatti la paura non ci fa rischiare in amore, sfidiamo la vita tutti i giorni, anche in macchina o in qualsiasi luogo. Ma di fronte magari a un amore che potrebbe cambiare il corso della nostra esistenza, ci blocchiamo, perché tra le pieghe oscure dell'anima c'è una vocina che sussurra: puoi avere altre cose, ma non questo. E il cuore, che è depositario di gioie e di dolori, stanco di non essere ascoltato, è zittito dai dialoghi mentali, dai nostri pensieri che ignorano oppure soffocano le ragioni del nostro cuore, questo cuore muore lentamente pensando di essere vivo. Però poi, durante sempre questa fase di indagine, scopro che il cuore va allenato e l'amore va coltivato. Infatti, quando noi facciamo ginnastica, no? E nessuno si aspetta di sentirsi in forma il giorno successivo e soltanto dopo esercizi lunghi e faticosi si inizia a intravedere qualche risultato. E con l'amore è la stessa cosa, anzi è ancora più complesso perché l'amore va dissodato come un campo. Per amore si intende quell'alleanza, un'intesa, una conquista quotidiana, che può essere la chiave di volta per essere felici e che è molto più vicina di quello che si pensi. Un po' mi viene in mente un po' gli occhiali della nonna che appunto la nonna cerca e invece ce li ha sul naso, no? Si sente anche molto spesso parlare di cuore e mente.
Come si fa a ricongiungere il cuore e la mente? Come possono essere in collegamento? E quindi come possono essere in collegamento? Le questioni di cuore si risolvono con il cuore e i problemi della mente si risolvono con la mente. Quindi l'orgoglio, l'egoismo, l'arroganza e la paura anche, molto spesso, appartengono alla mente. Mentre invece il sentimento puro, la generosità e l'amore disinteressato sono proprietà del cuore. Sfortunatamente è la mente che agisce con le sue motivazioni molto più del cuore e invade delle sfere che non le appartengono. Per esempio, da sempre possono aver influito fattori di vario genere. E come condizionamenti familiari o sociali e spesso anche delle cattive relazioni di amicizia possono condurre in modi indiretti ad allontanarci dall'amore e diviene quindi indispensabile prendere le distanze da un mondo fatto di schemi e preconcetti che incatenano la vita. Ma soprattutto è necessario riconoscerli per poterli trasformare e armonizzare. Perché se guardiamo la realtà troppo da vicino, corriamo il rischio di diventare ciechi e paradossalmente ci allontaniamo da noi stessi. Ci perdiamo in un mare di pensieri che prendono il sopravvento su di noi. E molto spesso nella totale indifferenza per la vita e per la morte. E poi, infine, quando ci si allontana dal disegno supremo che coinvolge quella rete di relazioni dell'intera umanità, si aprono le porte alle degenerazioni umane che inducono e che ci inducono a credere che si possa vivere in un mondo senza Dio. Perché il mondo non si deve soltanto conoscere, si deve sentire. Quello che noi dobbiamo imparare è sentire. Perché il destino, si forma attraverso le scelte che facciamo. Noi possiamo scegliere e controllare i pensieri quando riconosciamo come agisce il male. Il male non riesce a leggere nei cuori. I cuori appartengono a Dio e se l'uomo è scaltro non darà alcuna informazione al male. E come si può fare? Distogliendo volutamente la mente da un problema. In quel caso, lo metterà fuori strada. E il male, non trovando appigli, si allontanerà, ma mai del tutto. Il male è sempre in agguato e se trova la minima fessura, con più ferocia tenterà di entrare. Infatti è proprio così, perché lo possiamo verificare adesso che i malvagi fanno leva e agiscono sulle debolezze. Perché non amano il sentimento e sporcano tutto ciò che vedono di bello per il semplice gusto di dividere e distruggere. Hanno un animo nero che gli dice c'è una tale bellezza nel mondo che non riesco a tollerarla. Il male non riesce a tollerare la bellezza. Specialmente nei nascenti rapporti, no? Nei nascenti rapporti di amicizia, sentimentali, eccetera, sarebbe saggio usare la massima prudenza per evitare che i nostri punti deboli possano diventare la forza di curiosi oppure di falsi amici, perché non dobbiamo mai esporre fragili cose a sistemi rozzi. Per la preziosità. Per
Noi possiamo verificare che la gente è morbosamente curiosa nel voler conoscere la vita altrui, ma è negligente a rettificare la propria. Mentre invece attraverso il cuore si può vedere il grande, guardando il tutto che è indivisibile, che è un'esperienza spirituale e non intellettuale, e che comprende una sola realtà, nella quale non esistono cielo, terra e mare distaccati, soltanto gli esseri umani fanno distinzioni sulle molteplici forme di vita, sia quelle visibili che quelle invisibili della natura, per puro pragmatismo. Mentre invece, ecco, per esempio, nel mondo animale il tutto è uno. E questo perché accade per noi? Perché l'amore è un sogno che va costruito e dobbiamo fare i conti con la nostra dualità. Costruire il sogno comporta delle lotte molto dure, perché la lotta con la dualità del nostro essere è quella più temibile, perché i nemici interni, i dubbi, le paure, quelle causate anche da una scarsa autostima, si materializzano. Diventano delle forze esterne che utilizzano le fragilità interiori e distruggono la fiducia in noi stessi. Quindi sono delle voci che ci invalidano, che ci vietano di concretizzare obiettivi e mete e si manifestano attraverso pensieri. Attraverso i nostri pensieri oppure delle persone che ci colpiscono e ci convincono di non valere. Però sono soltanto uno specchio delle nostre incertezze, delle nostre debolezze, e che però avversano e storpiano il nostro destino e ci rendono infelici e ci inducono a vivere una realtà che non desideriamo. A meno che però non decidiamo profondamente di voler conoscere la verità e trovando la giusta condizione per ricongiungerci con la nostra anima, sciogliendo però ogni attaccamento e diventando inattaccabili. Perché l'amore non può essere fermato, l'amore è come una calamita che attira altro amore. E non è necessariamente rivolto verso un uomo o una donna. L'amore è una passione per la vita che è avvertita, così come diceva Giordano Bruno, l'unica forza che tiene insieme infiniti mondi. È una consapevolezza, l'amore è una consapevolezza che ci rende responsabili e partecipi, e che agevola la coscienza a espandersi e che ci fa sperimentare il bene. È l'equazione perfetta, è quella trama, è la ricongiunzione di tutte le nostre parti, è la comunione con la natura e la connessione con il Creatore. L'amore ci fa comprendere. Questo tipo di amore universale ci fa comprendere il senso di questo nostro viaggio umano e attraverso il quale possiamo riscoprire la nostra appartenenza. È una saggezza che non viene assaporata con gli occhi, ma con gli atomi. È matematica, perché l'amore è matematica. Poi naturalmente ogni tanto mi fermo perché voglio capire se tutto sta andando bene, se mi sentite e se poi volete fare delle domande, anche perché questa interazione sarà molto importante questa sera, no? Ci arricchiremo sicuramente da tutto questo. C'è qualcuno che vuole fare delle domande?
Quindi dicevo che l'amore è matematica. Prendiamo per esempio la meccanica quantistica, no? E la struttura di base della teoria dei quanti è uno dei settori più complessi della scienza perché focalizza la sua attenzione proprio sulle leggi della natura che sono applicabili sia al piccolo che ai macrosistemi e costituiscono le fondamenta della materia. Quindi questa definizione quanto o quantum si riferisce a un microscopico pacchetto di energia osservabile, quindi composto da particelle costituite da molecole, da atomi, da neutroni, da protoni e anche da quark, fotoni, insomma, da tutta una serie di elementi. E quindi le unità che costituiscono la luce in pratica. Quindi in questo universo dei quanti le particelle sono delle onde e le onde sono delle particelle. E alcuni esperimenti rivelano che la natura ondulatoria della luce, perché vi parlo di questo? Perché poi arriveremo al fatto che l'amore è matematica. Quindi la natura ondulatoria della luce ci fa comprendere che un raggio luminoso prima di essere osservato è sia un'onda che un flusso di particelle contemporaneamente. Tutte le leggi e la scienza che ha scoperto le leggi fondamentali della natura sappiamo che l'uomo di scienza, e quindi l'uomo di vera scienza, ha raggiunto grandi traguardi, ma soltanto dopo numerosi tentativi confusi e fuorvianti, dei quali la storia del pensiero di ogni epoca è tratteggiata. Quindi sappiamo che le leggi fondamentali possono apparire semplici, ma nei fatti, le realtà divengono sempre più complesse. Questo per dire che l'amore può sembrare qualcosa di semplice, però in realtà diviene, sempre più complesso, ecco. Noi ci accorgiamo dell'amore quando sentiamo un certo calore e pensiamo che non ci sia l'amore quando se sentiamo una certa aridità. Per esempio, Wittgenstein nel suo trattato sosteneva che la scomposizione sottrae il senso al postulato, ma non voglio parlare difficile, voglio essere semplice, ossia che non si può scomporre un concetto senza valutare una serie di significati interrelati. E per esempio noi non possiamo analizzare il concetto di silenzio se il silenzio non fosse intervallato da suoni. Quindi questo per dire che dove c'è Dio c'è l'amore, dove c'è Dio c'è amore e dove c'è il male c'è un'assenza di quest'amore e di questo Dio. Esistono infatti teorie matematiche che sono state elaborate dalle menti più brillanti del Novecento che tentano di sintetizzare attraverso i numeri l'ordine dell'universo, per arrivare poi a una matrice universale. Una matrice universale che ultimamente è stata decodificata anche e ne è stato fatto una disquisizione scientifica ed un tema, uno dei più interessanti e misteriosi della scienza, che appunto è stato definito questo preambolo proprio per arrivare a questo entanglement quantistico, no? Che è un fenomeno che spiega che due particelle separate, distanti tra loro anche migliaia di chilometri, possono risultare collegate. Questo è il filo d'amore che ci collega, no?
E qualunque cosa possa accadere a una di queste particelle può produrre dei cambiamenti istantanei in un'altra. Ed è probabile che anche le particelle correlate possano mutare, perché se cambia un anello di un sistema, cambia tutto il sistema. Quindi da questo complesso concetto, la rete di relazioni che scaturisce da due particelle interagisce con questa matrice d'amore che permea l'universo e resta in connessione proprio grazie a questo campo energetico che coinvolge l'intera umanità. Ecco perché l'amore è matematica, quindi questa disquisizione, diciamo, scientifica serviva proprio per ricondurre al discorso iniziale. Personalmente io aggiungerei che il messaggio universale cristico riesce a coniugare cielo e terra, e infatti molti pensatori hanno promosso e promuovono principi e idee. Ma la sola promulgazione di una nuova ideologia sociale o una mera forza di volontà non basta per trasformare la società e creare un sistema di vita equilibrato se non viene associato a una profonda comprensione delle realtà spirituali dell'umanità, una realtà che è l'essenza del nostro essere, e di cui anche la scienza ormai ne ha compreso l'importanza. Quindi, Max Planck, per esempio, affermava che la scienza non potrà mai risolvere il mistero ultimo della natura e dell'amore, perché noi stessi facciamo parte del mistero, e quello che cerchiamo di risolvere. È proprio questo l'universo sociale che coinvolge tutta l'umanità, che coinvolge noi, che coinvolge questa rete invisibile che ci collega tutti e che in questo momento è estremamente importante riscoprire questa rete di relazione che ci collega tutti quanti, anche in questa serata, per esempio, no? Allora, non vorrei tediarvi, perché vorrei invece che voi mi faceste qualche domanda. Io adesso posso anche leggere qualcosa, e dice: l'amore è matematica in quanto si lega alla legge dei quanti. E sì, infatti è proprio così. L'amore è matematica perché si lega alla scienza quantistica. Allora, fatemi delle domande così almeno io mi riposo, perché ho parlato ininterrottamente e vorrei invece dialogare con voi. Sì, io voglio parlare del vero amore, infatti questo che mi dice Raffaella, dice: grazie Mara, ci parli del vero amore. Certo, il vero amore non è il fatto di comunicare tra uomo e donna parole sdolcinate, ecco, non è soltanto sentimentalismo. L'amore vero è qualcosa di molto più grande, e di cui anche l'amore umano tra uomo e donna e fa parte, ma l'amore è fatto di tante piccole cose, è fatto di piccoli gesti quotidiani, è fatto di parole, di pensieri per l'essere amato, per tutti coloro che incontriamo ogni giorno. Le religioni orientali ci indicano e ci insegnano, per esempio, che ogni persona che ci troviamo di fronte è una divinità. E che dobbiamo, e Namaste significa proprio questo: saluto la divinità che è in te. E l'insegnamento di Cristo, l'insegnamento del maestro, dei maestri, dal quale hanno attinto poi tutti gli altri profeti, ci dice proprio questo: ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri quello che tu non vuoi che sia fatto a te.
Ma come facciamo noi ad amare noi stessi? Ad amare gli altri, voglio dire, se non riusciamo e non sappiamo amare noi stessi. Quindi, come scoprire quest'amore per noi stessi? Attraverso l'ascolto della nostra anima profonda. Quindi, dice Raffaella, se fossimo tutti collegati con la nostra essenza divina, potremmo vivere in armonia ed equilibrio, ma è sufficiente? Io penso proprio di sì, Raffaella. Io penso che se fossimo tutti collegati con la nostra essenza divina, potremmo vivere in armonia ed equilibrio, ed è quello per cui noi facciamo questo viaggio umano che ci ricondurrà poi al punto di partenza. Quindi noi facciamo questo giro circolare che ci riconduce poi da dove siamo partiti. Quindi dobbiamo ricordarci di chi siamo, dobbiamo ricordarci che la nostra essenza è divina e dobbiamo ricordare che non è soltanto la nostra essenza divina, ma anche quella degli esseri umani che ci troviamo di fronte. E Daniela invece mi dice, l'amore è energia, ma come si traduce in sentimenti parlando a livello scientifico? Allora, i linguaggi sono diversi, ma il senso è lo stesso. Quindi il sentimento deriva da sentire. Se, quindi quando noi sentiamo, quando noi stiamo in silenzio e ascoltiamo, inizialmente questo silenzio sembra che faccia rumore. Perché? Perché noi ascoltiamo il silenzio con il nostro udito umano. Invece il silenzio che dobbiamo ascoltare è un silenzio interiore ed è questo che ci arricchisce ed è questo quello che ci fa scoprire l'amore. Cioè il regno di Dio è vicino, in realtà è vicino perché è dentro di noi, ma è vicino nel momento in cui noi lo scopriamo e per scoprirlo noi dobbiamo fare silenzio. E questo silenzio è un silenzio della mente, principalmente, perché la mente pensa continuamente. Però, come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, possiamo allenare la nostra mente, quindi fare uno screening dei nostri pensieri e scegliere quelli che ci fanno stare bene, quelli che sono pensieri d'amore e di amore nei nostri confronti e poi nei confronti degli altri. E mi dice Mariella, il vero amore gioisce nel donarsi all'altro incondizionatamente, nell'arricchimento morale e spirituale dell'altro, dopo aver trovato il nostro equilibrio personale, il nostro io, l'amore per noi stessi. Infatti è proprio così. Il vero amore gioisce nel donarsi all'altro, no? Nel senso, è come quando si fa un regalo. È più bello fare un regalo piuttosto che riceverlo, perché comunque il piacere dell'altro, dell'altra persona, dell'altro essere umano, arricchisce noi stessi. E quindi è vero. Però è chiaro che se voi siete qui questa sera siete persone che già hanno compreso che cos'è l'amore, che l'amore è un evento cosmico che spinge due particelle ad aggregarsi e a unirsi. Ecco perché noi ci uniamo con persone che hanno la nostra stessa frequenza. Proprio perché è l'amore stesso che ci spinge e ci fa intravedere nell'altro noi stessi. E
Voi conoscete naturalmente gli specchi e semi, no? Sapete perfettamente che qualsiasi cosa accada in realtà è il riflesso di quello che avviene dentro di noi. E quello che avviene dentro di noi è molto spesso prodotto da non soltanto le esperienze quotidiane, ma anche dai nostri pensieri, quindi cosa pensiamo, come pensiamo. Meno male. No, dico meno male, si sente bene perché il mio cruccio ogni volta che faccio queste lezioni è quello che le persone non riescano a sentire, ad afferrare bene le parole, ecco. Il fruscio di sottofondo purtroppo non lo posso togliere perché è un fruscio che fa lo stesso computer, che in realtà è un computer fisso e non lo posso togliere, però l'importante è che voi possiate ascoltare la nostra mente, possiate ascoltare la mia voce, stavo dicendo la nostra mente perché in realtà la nostra mente deve essere allenata, proprio come quando andiamo appunto in palestra e cerchiamo di fare i muscoli, gli stessi muscoli che dobbiamo fare nella nostra mente, perché è fondamentale allenarsi tutti i giorni. Quindi questo viaggio umano ci condurrà sicuramente verso l'amore, l'amore giusto in tutti i sensi. Quindi chiunque cerchi l'amore non lo deve cercare, perché lo incontra attraverso la sua esperienza umana, perché lo incontra perché è un essere d'amore, perché è l'amore stesso che attira altro amore. Come poteva altrimenti Cristo attirare così tanta gente, attirare tanta gente che aveva bisogno dell'amore, ma che nascondeva dentro se stesso l'amore e che faceva uno sforzo di volontà per amare. Perché noi spesso facciamo anche uno sforzo di volontà per amare, per aprirci, no? Perché molto spesso potrebbe essere più comodo chiudersi in un proprio guscio e vivere un po' una sorta di eremitaggio, no? Così, per non doverci poi confrontare con nessuno. In realtà è molto importante invece avere un confronto costante con le persone perché gli altri sono noi stessi e perché gli altri ci aiutano anche a migliorarci, a migliorare degli aspetti della nostra vita e quindi a migliorare anche il senso di quell'essenza innata che c'è dentro di noi, che se soltanto noi riuscissimo a vederla quotidianamente, questa nostra essenza, ci renderemmo conto di quanto è bella, di quanto può essere bella, ma non di quella bellezza umana che appunto ci fa vedere soltanto l'aspetto esteriore di qualcuno o di qualcosa. No, è quella bellezza appunto che è riuscita ad intravedere psiche nonostante durante la notte lei non conoscesse, non vedesse il volto dell'amore, quindi di Cupido, del suo amato. Quindi è quell'andare oltre quell'aspetto umano, quell'aspetto fisico che è il nostro tempio, che ci conduce, è il nostro veicolo, il nostro vascello, no? Che dobbiamo comunque curare, ovviamente così come è importante però curare la nostra essenza, la nostra anima, perché curare il nostro corpo, trascurando tutto il resto, ci conduce alla morte, ossia alla morte dell'anima. E noi non vogliamo assolutamente che la nostra anima muoia, anzi, stiamo tentando
tutti i giorni di salvare la nostra anima. Quindi, se qualcuno vuole farmi delle domande, io sono qui e abbiamo ancora qualche minuto che voglio dedicare a voi, che siete qui questa sera, e sono felice di questo nostro incontro. Ecco, sì, è vero. Il vero amore gioisce nel donarsi all'altro, infatti sì, Mariella Zarà. E Mariella ci dice ancora, spesso l'amore è legato al silenzio. Il silenzio ha la capacità di smuovere le coscienze, di aprire gli occhi e di suscitare emozioni fortissime. È vero, è vero. Il silenzio è fondamentale, il silenzio è qualcosa di grandioso, perché è una forma di amore diversa, è un incontro però non con il mondo esterno, ma con il mondo interno. È un incontro con il tutto, ci riconduce al tutto e sì, suscita emozioni fortissime. Ed è la cosa più difficile fare silenzio, perché fare silenzio è una forma di contemplazione, ecco, una forma di contemplazione che ci aiuta a vivere poi nel rumore. Allora, Mariella dice, cosa sono le fiamme gemelle? In che cosa si distinguono dalle anime gemelle? Allora, secondo me sulle anime gemelle, sulle fiamme gemelle c'è tanta, come dire, tanta letteratura. Perché per fiamme gemelle, la fiamma gemella è riconoscere la stessa fiamma nell'altro o nell'altra, ecco, ma non è necessariamente un riconoscersi anche con le anime gemelle, no? E non è un riconoscersi tra un uomo e una donna necessariamente. La stessa fiamma noi la possiamo vedere e trovare in tante persone, nella ricongiunzione delle nostre parti. Quindi, sulle anime gemelle, invece, si può dire che finché la nostra anima è disgiunta dalla nostra mente, dal nostro cuore, non possiamo incontrare, sono quelle le anime gemelle, quando lo spirito, l'anima e il corpo si uniscono. Cioè non è necessariamente l'anima gemella, l'uomo o la donna della vita, ecco, di questo viaggio umano. No. L'anima gemella intanto è con noi stessi, quando si ricongiunge la nostra anima e il nostro io. Quindi quando noi siamo coerenti con quello che pensiamo, con l'azione, con la nostra anima. Quindi c'è un gemellaggio da tutte queste parti, no? Oh. Ma le anime gemelle in realtà basta cercare di capire che cosa sono i gemelli. Sono esseri gemelli fisicamente, ma diversi interiormente, no? Quindi l'anima gemella dovrebbe essere l'anima gemella ad un'altra anima. Ma se un'anima è gemella all'altra anima e quindi uguali nell'anima, no? Sono due parti della stessa anima. Quindi se sono due parti della stessa anima e sono divise in due, potrebbero essere due persone distinte,
Però l'anima gemella in realtà dovrebbe essere diversa da noi, dovrebbe essere sulla nostra frequenza, ma dovrebbe essere diversa perché soltanto così si può completare un puzzle, no? Attraverso la diversità, nella similitudine, nella stessa frequenza però. Non so se mi sono spiegata, ecco, è un po' complessa la spiegazione, però penso che sia così. E non tanto quanto appunto la letteratura o in internet o tante altre cose appunto vengono trasmesse o scritte sulle fiamme gemelle o sulle anime gemelle, ecco. Allora, Raffaella mi chiede invece, gli eremiti, poiché non hanno contatto con le persone, come possono contribuire alla diffusione dell'amore? Allora, l'eremita, generalmente un eremita, ci sono eremiti di vario genere, ci sono gli eremiti che vanno in eremitaggio e pregano, e sono delle anime che preposte all'aumento, diciamo così, dell'amore cosmico attraverso il loro contributo di preghiere, per esempio, di ascetismo. Poi invece ci sono quegli eremiti che si rifugiano in montagna. Io ne ho conosciuti un paio, che erano dei personaggi un po' strampalati sotto certi aspetti, ma che vivono a contatto, strampalati, diciamo, fino a un certo punto, nel senso che se vogliamo guardare con mente aperta, sono delle scelte, no? Delle scelte di vita. Chi è un eremita ha fatto una scelta e contribuisce con la sua vita a contatto con la natura e con certi aspetti della terra. Contribuisce perché è una goccia in questo oceano, così come siamo noi delle gocce in questo grande oceano, quindi nell'oceano d'amore e questo oceanico bisogno anche di amore che hanno gli esseri umani, gli eremiti lo ritrovano nel loro eremitaggio e comunque contribuiscono perché fanno parte anche del genere umano e della loro scelta. Noi stessi, come dice Cristo, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Quindi noi ci troviamo nel mondo per nostra scelta e per nostra scelta non siamo del mondo. Quindi non ci facciamo coinvolgere dalle cose mondane, no? Allora, se non ci sono altre domande, se non ci sono altre domande, abbiamo passato un'ora insieme e mi ha fatto molto piacere. E quindi, allora, mi dice Mariella, è corretto amare seguendo le proprie emozioni, perché si ama perdonare, anche se non si è ricambiati? Allora, seguire le proprie emozioni. Le emozioni, noi dobbiamo seguire il sentimento, perché le emozioni ci possono portare anche verso un burrone e quindi andare, buttarci da un burrone, no? Questo non lo vogliamo fare. E le emozioni sono la parte più superficiale, diciamo, del nostro essere, mentre invece il sentimento è qualcosa che è molto più profondo. È vero che si ama perdonare e anche se non si è ricambiati, tu mi fai questa domanda. Quindi noi dobbiamo amare a prescindere, se non siamo ricambiati,
cioè non dobbiamo però soffrire, diciamo, perché non siamo ricambiati, ecco. Cioè, noi dobbiamo amare, al di là di tutto. Se non siamo ricambiati, pazienza, peggio per loro però, eh. Peggio per chi non ricambia l'amore. Però io non so a che cosa ti riferisci tu. E se ti riferisci all'amore nei confronti di un uomo che non ti ricambia. E quindi se tu mi fai una domanda di questo genere, io ti posso rispondere in modo più pertinente, ecco. Quindi se non sei ricambiata, nonostante tu ami, non ha importanza. Cioè, amare è sempre corretto, ma l'amore non è diventare lo zerbino di qualcuno, che non ci ama, no? Amare significa, appunto, come scrivi tu, Mariella, si ama perdonare. Quindi perdonare significa che devi perdonare anche chi non ti ama, nel senso che non te la devi prendere se tu ami e non sei ricambiata. Quindi tu devi amare, perché se sei un essere d'amore, sei preposta ad amare. Quindi chiunque non ti ricambi, tu ami, al di là di tutto. Però questo non significa che tu diventerai di quell'essere, di quella persona, amico, amica, chiunque sia, lo zerbino. Allora mi dice Anna, se una delle due fiamme gemelle muore, è probabile che diventi la guida di colei che resta nella dimensione terrena? Grazie. Questo non lo so. Sinceramente non te lo so dire. Non te lo so dire se una delle due fiamme gemelle muore, se diventa la guida di colei che resta nella dimensione terrena, questo non lo so, però quello che ti posso dire è che le persone che si sono, gli uomini e le donne che si sono molto amati, ma di quell'amore di cui abbiamo parlato finora, che non è soltanto l'amore fisico, ma è anche l'amore spirituale, l'amore senza possesso, è l'amore che ti rende migliore, ecco. E sicuramente non si dividono mai, non si dividono mai perché ho esperienze di persone che mi hanno raccontato e anche amiche presenti che appunto nonostante il loro compagno sia andato dall'altra parte del velo comunque è sempre lì presente. Quindi non te lo so dire se due fiamme, se una delle due muore è probabile che diventa la guida di colei che resta nella dimensione terrena, ma ti posso dire che se c'è un amore vero, profondo, che lega due anime, queste due anime continueranno a stare insieme. Di questo ne sono certa. Ci sono degli insegnamenti di Paramahansa Yogananda che appunto racconta che un giorno incontrò un uomo e quest'uomo gli chiese di avere un'iniziazione spirituale insieme alla moglie. Però soltanto dopo, successivamente, disse a Yogananda che la moglie era morta. Ossia era passata dall'altra parte del velo e comunque Yogananda aveva fatto una promessa e ricongiunse questo uomo che era ancora nel mondo materiale
e ricongiunse questa donna per iniziare l'insieme e per un giorno stettero insieme nuovamente. E quindi riuscirono ad iniziare questa vita spirituale contestualmente, nonostante la moglie fosse dall'altra parte del velo e il marito invece fosse ancora sul piano materiale. E questa è una cosa molto bella. Quindi a questo punto io penso di aver raccontato tutto. E vi ringrazio profondamente di essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima lezione e vi faremo sapere sicuramente quale sarà il tema della prossima lezione. Per questa sera vi saluto e ringrazio tutti, ringrazio Anna, ringrazio Enrico e tutte le persone presenti. Un abbraccio e un bacio e tanto amore per tutti. Buona serata.